Ciao a tutti da estremehard.com, quest'oggi facciamo l'unboxing della nuova MSI GTX 960 Gaming 2G. Nuova scheda video di MSI che va a ricoprire la fascia media del mercato e che è caratterizzata dal nuovo dissipatore Twin Frozer 5. E, come possiamo vedere dalla scatola, nella parte frontale abbiamo il logo MSI e il logo G-Series che caratterizza tutti i prodotti MSI Gaming. Inoltre nella parte centrale abbiamo il nome della scheda video e il dragone che caratterizza tutti i prodotti gaming di MSI. In basso abbiamo il nome della serie, della scheda e tutte le tecnologie supportate da questo prodotto. Più in basso troviamo il bollino che ci indica il dissipatore che equipaggia questa scheda. Abbiamo un bollino che ci indica 2 GB di RAM che equipaggiano questo prodotto, la compatibilità con il PCI Express 3.0. E inoltre il bollino che ci indica questa scheda video è overclockata di fabbrica. La parte posteriore invece cosa troviamo? Troviamo alcuni bollini che ci indicano alcune compatibilità, come la compatibilità con Nvidia Shield e inoltre la compatibilità con Windows 8. Più in basso, nella parte centrale, abbiamo alcune didascalie che ci indicano alcune tecnologie adottate da questa scheda, come il design Torx delle ventole e la tecnologia SuperSU Pipe, caratterizzata dall'utilizzo di heat pipes di notevoli dimensioni. Abbiamo la tecnologia Zero Frozer, dove con bassi carichi la scheda azionerà solamente una ventola. Ed inoltre l'app Gaming che ci permette di selezionare tra tre modalità: Cinema Mode, OC Mode e Gaming Mode. La Gaming Mode è caratterizzata dal clock più elevato. Più in basso abbiamo i requisiti minimi di sistema per installare questo prodotto, alcune caratteristiche e le varie specifiche. E più in basso abbiamo le certificazioni del prodotto. Aprendo la confezione, cosa notiamo? Allora, innanzitutto notiamo la confezione nera che contiene il bundle. Questa la mettiamo da parte. Allora, il bundle è composto dal CD-ROM, dall'adattatore DVI-VGA, dal manuale di installazione rapida, dal opuscolo sui vari prodotti MSI. Recuperiamo un'altra confezione, un'altra parte della scatola e sotto questa piccola protezione in spugna troviamo la scheda. Ecco qui la scheda, facciamo un breve zoom. Allora, come possiamo dire, la scheda è caratterizzata da delle ventole di elevate dimensioni, che trovano la loro struttura portante nella cover, che è in plastica in doppia colorazione ro rossa e nera, e le ventole sono di misuriamo in tempo reale, dovrebbe essere da 100, sì, sono di 10 cm, quindi 100 mm, e hanno il compito di raffreddare il dissipatore sottostante in alluminio, che trasferirà il calore all'heat pipes, cioè che le heat pipes trasferiranno il calore al dissipatore che verrà raffreddato da queste ventole. Nella parte superiore invece cosa troviamo? Allora troviamo le tre heat pipes che hanno il compito di trasferire quindi il calore dalla GPU al dissipatore in alluminio. Troviamo questa staffa in metallo che si estende tutta la lunghezza della scheda e anche nella parte anteriore, che dà maggiore rigidità al PCB. Troviamo il logo MSI con il dragone che si illuminerà di bianco quando la scheda sarà in funzione, l'unico connettore per lo SLI, quindi possiamo mettere al massimo due schede in parallelo, e l'unico connettore di alimentazione 8 pin. Le heat pipes sono 2 da 6 mm e una da 8. Inoltre, nella parte posteriore, cosa notiamo? Allora, notiamo che non c'è nessun backplate in metallo, ma il PCB ha una bella colorazione di nera opaca. Inoltre notiamo che il connettore di alimentazione è girato al contrario rispetto al solito, in modo da poter inserire il connettore, il pin di alimentazione, in quanto altrimenti andrebbe a impattare con l'heat pipe da 8 mm. Inoltre notiamo il
bollino di garanzia su una delle viti posteriori, quindi non potremo smontare la scheda senza perdere la garanzia, anche per solo per cambiare la pasta termica o mettere un waterblock aftermarket. Inoltre notiamo la presenza di due chip RAM nella parte posteriore, targati Samsung. Come abbiamo già detto, l'unico connettore per lo SLI è il connettore PCI Express 3.0. Nella parte inferiore invece notiamo l'estensione delle altre due delle pipes e infine il connettore per le ventole e per finire, come uscite video, abbiamo una DVI. Abbiamo tre DisplayPort e un HDMI 2.0. Inoltre, come possiamo notare, il PCB è leggermente più elevato rispetto allo standard. Il dissipatore è ancora di più, quindi dobbiamo prestare attenzione se questa scheda video entrerà nel nostro case. Per concludere, vediamo alcune specifiche tecniche della scheda stessa. Una GTX 960 a 1024 CUDA cores, che in questo caso operano alla frequenza di 1216 MHz in boost clock. Abbiamo memory bus di 128 bit e una RAM, come abbiamo detto, di 2 GB. Le dimensioni della scheda sono 267x139x36 mm e un peso di 812 grammi. Quindi per questo video unboxing possiamo dire che è tutto, troverete la nostra recensione sotto questo video e metteremo il link. Quindi dallo staff di Streamhardware un saluto e al prossimo video unboxing. Ciao!